Inizio anno con la neve, ma anche con il blackout per diversi paesi della Garfagnana e della Mediavalle. I fiocchi sono caduti copiosi, in particolare sul versante appenninico dalla serata di San Silvestro, dai 500 metri di altitudine in su, e la coltre bianca ha raggiunto i 30 centimetri a quota 700 metri, arrivando ad oltre un metro a quote ancora più alte. Il guaio è che la neve, attesa sì, ma non in questa misura, ha provocato la caduta di molti alberi che in alcuni casi hanno danneggiato le linee elettriche. È così che diversi paesi di Garfagnana, Mediavalle e anche della montagna Pistoiese, la mattina di Capodanno si sono ritrovati senza energia elettrica e in alcuni casi senza linea telefonica, con i disagi che si possono immaginare. Le squadre dell'Enel si sono messe al lavoro per la ritesatura dei cavi elettrici abbattuti e la posa di gruppi elettrogeni, dove le riparazioni avevano bisogno di tempi più lunghi. Un compito non facile, sia perché i blackout si sono verificati a macchia di leopardo su un'ampia zona di territorio, sia perché molte zone sono risultate difficili da raggiungere proprio a causa della neve. Al lavoro anche il personale della provincia, proprio per mantenere percorribili le viabilità. I problemi più grossi si sono verificati sulla provinciale 16, in prossimità dell'innesto con la 445 a San Donnino, nel comune di Piazza Alserchio, interrotta per diverse ore a causa della caduta di alberi. Per gli spalaneve si tratta di un duro lavoro che prosegue ininterrotto da diversi giorni. La situazione non è delle migliori, è 3 giorni che si spala costantemente e ci siamo dimenticati anche il letto. Non aspettavamo che venisse così tanto, volevamo un po' di neve, è il periodo suo, è il periodo invernale, è il periodo della neve, ma non così, così è anche troppa. E le previsioni parlano di precipitazioni che proseguiranno anche nelle prossime ore. L'Unione dei Comuni ha aperto il centro operativo intercomunale di protezione civile della Garfagnana per monitorare la situazione e coordinare i soggetti impegnati negli interventi.